il controllo dello spaccio della droga nell'area a nord di Napoli. Questo sarebbe il motivo che ha scatenato la nuova guerra di Camorra in Campania. Alla vigilia della Pasqua, l'ultimo sanguinoso agguato con due morti ammazzati, due pregiudicati affiliati al clan Leonardi alleato con Ivanella Grassi. Un ventenne di Qualiano, Emanuele Di Gennaro, e un 34enne di Via Cupa dell'Arco, Ciro Milone. Entrambi vittime di un'esecuzione vera e propria all'interno di un circolo ricreativo di Secondigliano. I sicari hanno sparato ai due numerosi colpi d'arma da fuoco, senza preoccuparsi, tra l'altro più di tanto, della presenza di numerose persone all'interno del circolo, ma anche all'esterno, affollato per via dello shopping prepasquale. 12 colpi sparati nella zona che ha visto protagonisti per anni i rappresentanti del clan Di Lauro e a poca distanza dall'abitazione dello storico boss Cicciuzzo milionario. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, questa nuova guerra starebbe scoppiando perché i clan organizzati vorrebbero tarpare le ali ai piccoli spacciatori che intendono crearsi un proprio spazio autonomo nello spaccio della droga. Pare quasi riconducibile questo avvenimento alla storia del film Gomorra, quella raccontata nel libro di Saviano. Eppure esistono altre piste, forse quella più plausibile resta quella di una vendetta dopo la decisione di Felice Leonardi, capoclan, di pentirsi e raccontare alle forze dell'ordine fatti e misfatti della criminalità organizzata. Magistrati, polizia e carabinieri hanno ormai intuito che si è però in presenza di una nuova terribile battaglia tra clan. Serve a questo ricordare che negli ultimi mesi sono stati rinvenuti carbonizzati tanti cadaveri, sempre nelle aree a nord di Napoli. Gli ultimi omicidi ci riportano a qualche decennio fa, quando fu lunga e sanguinosa la lotta intestina per il controllo delle attività illecite, droga in primis, con Scampia, centro nevralgico delle azioni criminali.